Dopo una lunga fase di chiusura, per i sottopassi di Largo Mazzini e Corso Milano a Monza arriva una storica svolta. Le 6 rampe di scale esistenti saranno trasformate in aree verdi a raso. Chiudere dei sottopassaggi pedonali non era ovviamente la prima soluzione. Abbiamo evidenziato che questi sottopassaggi non erano più assolutamente utilizzati dai cittadini, ma venivano per lo più utilizzati unicamente come luogo o di spaccio o latrine vere e proprie a cielo aperto o luoghi dove comunque si andavano a rifugiare malintenzionati o persone che vivevano un disagio sociale profondo, al che abbiamo optato per una chiusura definitiva. Un intervento da circa 125.000 euro. I lavori sono già partiti e termineranno tra 3 mesi. Con un muro in cemento che sostanzialmente delimita la parte di scala e la parte di corridoio del sottopassaggio vero e proprio sotto la strada e appunto il riempimento con la terra e la creazione di una aiuola abbattendo ovviamente tutta la parte di ringhiera e di muretto. In alcuni casi sarà previsto una botola per l'accesso ai sottoservizi perché si risolve il problema né della criminalità né del disagio sociale profondo, però almeno si evita che questi luoghi diventino il punto attrattivo di queste situazioni. E tra i piani futuri ci sono anche progetti relativi ad aree di superficie e in prossimità della stazione. Abbiamo tutta la parte delle varie sparse traffico di Largo Mazzini, che togliamo questo tremendo tappetino sintetico che magari ha fatto il suo dovere nei primi anni, poi dopo è andato a degradarsi, ripristiniamo un manto erboso vero e proprio. Quindi sistemiamo tutta la parte di sparti traffico dalla fine di Corso Milano, che ormai è completamente distrutto. Inizierà anche la riqualificazione e la risistemazione del piazzale antistante alla stazione.